Il cinema pone richieste alla musica che sono diverse da quelle imposte su qualsiasi altro genere. Da queste sfide compositive sono emerse una serie di caratteristiche armoniche tipiche della sonorità cinematografica. Alcune di queste caratteristiche, come la propensione al cromatismo, sono chiaramente un'eredità delle pratiche romantiche e impressioniste. Con la crescita dell'arte cinematografica e con l'inizio della divergenza del suono dei film dai suoi modelli, troviamo procedure armoniche più tipiche. Per esempio, c'è la procedura slide, che sfrutta la terza in comune per connettere due accordi anche molto distanti. Avremo modo di approfondire questo argomento in un prossimo video, dove parleremo della teoria neo-riemanniana, tecnica di analisi musicale che si concentra su come un accordo possa essere trasformato in un altro, attraverso piccoli cambiamenti nell'accordo di base. Il primo esempio è una modulazione da Do maggiore a Do diesis minore utilizzando come nota comune il Mi, che è comune tra i due accordi. Il secondo esempio è un passaggio da Do minore a Si maggiore. Sfruttando il Mi bemolle, che si trasforma enarmonicamente in Re diesis, ci permette la connessione tra i due accordi. Tuttavia, slide diventa una parola comune, anche se ancora estremamente significativa, nel vocabolario dei compositori cinematografici contemporanei, come dimostra l'importante funzione emotivica che svolge in film genericamente diversi come Il Sesto Senso, Horror, Inception, thriller fantascientifico, e A Beautiful Mind, psicodramma. Quante volte avrete ascoltato queste sonorità all'interno di un film? Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!